Ora vediamo l'ultimo servizio a cura di Marco Serri, dedicato alla rubrica EUM in due minuti. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Se siete assidui frequentatori di biblioteche e librerie, vi potreste essere imbattuti nel nuovo romanzo di narrativa di Nuria Matt, Il ladro di libri e altre bibliomanie, edito da EUM nel 2015 e tradotto da Nuria Perez Vicente ed Eleonora Lusi. Abbiamo qui con noi oggi Nuria Perez Vicente. Chi è Nuria Matt? Nuria Matt è una scrittrice spagnola, catalana, nata negli anni 50, che scrive però in catalano. È una delle figure più importanti della narrativa contemporanea spagnola. E perché raccomanderebbe di leggere questo libro? È un libro che ha saputo cogliere le diverse sfaccettature dell'oggetto libro. Allora, il libro strumento di lavoro, però anche il libro oggetto di studio, il libro oggetto di culto, oggetto di collezione. Dove risiede la principale originalità di questo libro? Secondo me in tre punti. Prima di tutto è una ibridazione fra narrativa e saggio. Secondo, è una perfetta integrazione fra finzione e realtà. Terzo, della premonizione che suppone il fatto che un libro del 1988 riesce a anticipare quello che sarà il ruolo dell'informatica. E quali sono state le principali difficoltà della traduzione? La difficoltà principale viene dallo stile e d'altra parte anche la difficoltà proviene da questa ibridazione della quale parlavamo prima, nel senso che ci siamo trovate con pagine liriche, pagine quasi di linguaggio burocratico, narrativa, descrizione, eccetera. E come mai ha un titolo così curioso, Il ladro di libri? Nuria Matt pensa che scrivere è riscrivere, cioè non c'è niente di nuovo.